Darei la parola al dottore Carboni, Massimo Carboni, laureato in fisica presso l'Università La Sapienza di Roma, esperto di informatica e reti di computer. Ha visto, diciamo, la transizione da ambienti proprietari ad ambienti open source e vi racconterà, penso lui, un po' il suo percorso che secondo me è interessantissimo. Comunque oggi lui è responsabile dell'infrastruttura della rete GAR, che è a supporto delle attività, diciamo, di tutti gli istituti di ricerca in Italia e tutti gli enti che fanno ricerca in Italia. Quindi ha un ruolo importantissimo, però mi fa molto piacere dargli la parola. Allora, intanto che arrivano le slide, ho piacere, insomma, di essere qui. Sono un fisico, ho cominciato circa 35 anni fa ad occuparmi di problematiche di tipo informatico e mi sono reso conto a quell'età che più che la parte di fisica, facevo fisica delle particelle elementari, c'erano le componenti connesse con l'IT, l'ICT che stava emergendo in quegli anni, che mi intrigavano molto di più. Ecco, da questo punto di vista mi sono trovato in un momento importante. Nasceva Internet, 1990, i primi computer con l'IP e io, appena uscito dagli studi, che mi sono trovato davanti a questa avventura. Dell'IT me ne sono sempre occupato e chiudo la mia premessa solo per darvi un altro elemento. Nel 93 metto le mani, venivo dal mondo Unix, quindi per chi è un po' anziano, ho 62 anni, non sono proprio giovanissimo, e mondo Unix nel 93 esce Linux e si capisce subito, ve lo posso garantire, si capiva subito che era lì il futuro, era lì, anzi il presente per alcuni di noi, ed è stata una grandissima palestra di opportunità. Nel 94 metto in piedi la prima macchina mia personale che divenne anche il primo mirror italiano. Quindi un po' di anni fa mi ero occupato per distribuire Slackware all'epoca, che era la distribuzione che usavo io e che utilizzavo per installare i PC dentro il laboratorio dove lavoravo. Quindi chiunque arrivavo con una scheda la installavo dentro perché le schede di rete non funzionavano, ma questa è un'altra storia. Ora vi racconto un po' della storia di GAR, che è appena precedente il mio racconto, perché alla fine degli anni 80 GAR nasce come un'iniziativa spontanea tra enti pubblici di ricerca, in primis le università italiane, certamente l'Università di Palermo, che, insomma, che ho il piacere di conoscere, ho un sacco di colleghi nell'università, ma soprattutto c'è un sistema che tende a sviluppare qualcosa, quindi fa innovazione. Innovazione in quel momento voleva dire andare a immaginare il futuro sulla base di una necessità che era quella di collaborare, quindi l'ambiente scientifico accademico come base per costruire sviluppo. GAR in realtà è anche un'organizzazione da qualche anno, circa 22 anni, composta da 80 persone. Ci occupiamo di tutto, e quando dico tutto, nel senso che noi gestiamo una rete nazionale, adesso questi sono i soci. Vedete, insomma, sono gli enti di ricerca, ma in realtà colleghiamo tutte le realtà che si occupano di ricerca, ASI, ESA, sistema di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi abbiamo degli ospedali anche qui in Sicilia, Human Technopole, SMWF, Leonardo, quindi Cineca, quindi supercalcolatori. Insomma, questa è la rete GAR, l'Italia la conoscete, e in realtà dal nostro punto di vista quel disegno dice che GAR, ovvero l'organizzazione per la quale, se riesco a trovare il punto, sono 22.000 km di fibra ottica, gestita da un gruppo estremamente ridotto di persone, perché riusciamo a mettere molto valore sopra le cose che gestiamo e operiamo. Sono distribuite su tutto il territorio nazionale e quelle scatoline che vedete sono i nostri data center. Chiaramente per noi un data center non è la stessa cosa di Leonardo, ma ve ne parlerò un pochettino meglio. Quello che conta è che il modello di connettività che noi forniamo è un modello di connettività simmetrico e che garantisce a tutti quanti di poter essere soggetti attivi su un'infrastruttura. Quindi le università sono in grado di fornire servizi, non soltanto di riceverli, come ci accade a noi di solito da casa.
Questo è il trend evolutivo tecnologico che la rete GAR sta avendo e che in questo momento vede, con una serie di aggiornamenti che stiamo portando avanti in questi giorni e che si chiuderanno entro marzo 2025, ad avere una capacità di rete internet, se volete, così almeno usiamo una parola che dentro la rete GAR vuol dire, ma non troppo, 50 terabit. Noi abbiamo un modello di connettività che è superiore o paragonabile alle reti degli operatori di telecomunicazioni, perché il sistema di ricerca ovviamente sente bisogno di accedere alle infrastrutture e scambiare dati, scambiare informazioni a elevatissime capacità. Siamo anche una rete sperimentale. Forniamo una serie di servizi, IPv6 dentro GAR c'è da 20 anni, anzi per la verità sì, è 2005, quindi stiamo parlando di 20 anni, ma abbiamo tutta una serie di altri servizi, in particolare la parte sperimentale. Ci occupiamo di comunicazione quantistica, di trasporto tempo-frequenza su un'infrastruttura, quindi la possibilità di sincronizzare orologi ad altissima precisione a un miliardesimo di secondo, sfruttando la comunicazione su fibra. Infine, da poco, della parte di sensoristica, con i cavi sottomarini osserviamo le infrastrutture e quindi anche i movimenti della Terra. Siamo chiaramente di supporto, non è che esistono enti dentro GAR, in particolare l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, così come l'OGS di Trieste, o comunque l'OGS, che hanno questo mandato, ma noi collaboriamo con loro su tutta una serie di tematiche. Siamo parte di un sistema mondiale di rete, in particolare attraverso Geant. Questa è una rete di oltre 32.000 chilometri di cui GAR fa parte, quindi i 22.000 che avete visto prima, più i 30.000, noi siamo un sistema che utilizza un unico network funzionale. Io per parlare con la Germania non faccio contratti, ci parlo alla velocità che mi serve. Questo è il vantaggio. Chiaramente è un sistema collaborativo che sviluppa costantemente. Io faccio parte in particolare del gruppo che ha progettato e messo in piedi questa rete, oltre a quella nostra. Quindi, siamo anche parte però del mondo. Esiste una rete complessiva, panmondiale, che è questa che vedete, che collega tutto. In particolare noi abbiamo anche cavi che arrivano, GAR è stata tra quelli che se ne è occupato, che arrivano fino in Brasile. Quindi abbiamo 7.000 chilometri di cavi sottomarini che non stanno soltanto nel Mediterraneo ma anche nel resto del mondo. E adesso li stiamo acquisendo per collegare l'Europa con gli Stati Uniti a capacità dell'ordine delle decine di terabit, perché questo è il nostro modello e questa è la nostra necessità. Stessa cosa verso Oriente. Quando dentro GAR si parla di innovazione, quello che tipicamente cerchiamo di fare è di rispondere a delle domande. Cerchiamo di individuare nella tecnologia lo strumento per rispondere a dei bisogni. E in questo senso c'è una pletora di soluzioni, quindi come vedete ci sono delle collaborazioni con una serie di soggetti pubblici, in particolare ovviamente le università, ma anche delle realtà come Quantum Padova, oppure l'INFN per quello che riguarda le questioni di spectrum sharing, che consentono di costruire qualcosa che poi gli altri utilizzeranno dopo anni. Circa 9 anni fa, noi abbiamo introdotto le Lambda Aliene come servizio sulla nostra rete, non come oggetto sperimentale. Oggi tutte le reti ottiche utilizzano le Lambda Aliene, ma all'epoca non c'erano. E noi l'abbiamo fatto per un motivo: non avevamo i soldi. Se avessimo avuto i soldi, probabilmente, e questo credo che nella scarsità ci sia un valore, la mia impressione è che in questo momento nella scarsità sia soltanto sbilanciata, solo una parte ha risorse scarse, altri hanno forse risorse sovrabbondanti, e quando non si ha soldi si ha gambe o testa, ma quando si ha troppi soldi tipicamente non vedi più nulla, a parte i soldi. Noi abbiamo messo insieme a livello internazionale un'interconnessione di rete ottica completamente trasparente per collegare Bologna, dove c'è Leonardo e TR1 dell'INFN, al CERN attraverso dei servizi che abbiamo disegnato noi. Stiamo definendo gli standard, ma questa cosa è non solo sperimentale ma anche operativa. Il modo migliore per testare le cose è usarle.
noi siamo il principale, noi siamo prosumer in questo senso, perché produciamo e consumiamo i servizi che facciamo. Ma qui, e se tutta questa crescita va troppo veloce, che succede? Beh, allora sulle AI, qui mi aggancio a tutti i discorsi fatti precedentemente, gli investimenti stanno salendo in maniera esponenziale, o comunque, se volete, con una progressione geometrica decisamente in crescita, in modo molto rapido. Qui si parla di circa 300 miliardi e abbiamo gli Stati Uniti, la Cina, che segue, ma segue di poco, e l'Europa che arranca un pochino, perché noi facciamo molte regole e abbiamo qualche problema invece ad applicarle, o se volete ad accettare l'idea che quelle regole poi debbano comunque produrre un risultato, non semplicemente un limite, perché se limiti troppo l'effetto è il contrario. Ma da questo punto di vista i sistemi che stiamo guardando e con cui ci stiamo confrontando sono sistemi che cubano dai 10 megawatt di potenza installata ai 100 megawatt. Solo per dare un numero, Leonardo da solo consuma all'anno 4 terawattora, uno solo. Considerate che in Italia ne si sta installando a decine, solo nell'area di Bologna in questo momento ci sono 60 megawatt installati e che consumano per 60 megawatt H24, giorno e notte. Quindi anche una produzione di energia che di tipo giorno-notte, rinnovabile o meno, deve fare il paio con il resto. E quindi che succede quando c'è questo tipo di scenario? Beh, Google, Microsoft vuole riaprire Three Mile Island, Google se le sta direttamente finanziando le centrali nucleari e ne sta installando 7, non una. Sono di nuova generazione, ma indubbiamente quello è un modello che è flat, perché l'energia nucleare, una volta ci metti un mese per tirarla su, ma quando la tiri su fatichi un altro mese per spegnerla, quindi si richiede tempo. Da studente mi sono occupato della questione energetica negli anni 80, quindi ho una sensibilità anche su questo fronte, sebbene comunque da studente, da studioso che voleva capire. E di nuovo Google, è stato già usato questo numero, il 48% di incremento di consumo di emissione di CO2. Questa cosa però sta divergendo. È vero che da una parte racconta di voler mettere insieme un sistema che riduca, che aumenti l'efficienza. Il vero problema è a quali domande cerca di rispondere un sistema di questo genere. Noi dobbiamo partire dal principio che se non sappiamo qual è la domanda, avere un generatore di risposte non ci dà la domanda giusta. Quindi noi dovremmo passare un po' più di tempo a pensare alle domande che non cercare risposte. Il che non vuol dire che strumenti di questo genere non siano estremamente utili, ma la cosa principale che io almeno ho sempre chiesto e ho cercato di trasmettere ai miei colleghi è: cercate di avere chiara la domanda, e se non è chiara la domanda non date risposte, perché tipicamente la risposta a una domanda mal posta è sbagliata, perché non è una risposta, è indovina. Ecco, l'indovinometro consuma. E in particolare indovinare risposte consuma acqua. ChatGPT, non lo dico io, questo è il Times, tra 10 e 50 risposte che ha dato ha consumato mezzo litro d'acqua, ma i reni non ne traggono beneficio, cioè i sistemi consumano acqua e consumano acqua che non può essere usata dagli esseri umani. Ci sono città in Arizona, in paesi secchi, dove l'acqua è stata tolta alle persone, cioè quindi manca l'acqua nelle case perché devi alimentare macchine che producono risposte a domande che nessuno ha formulato. Cos'è che consuma dentro un computer? Ho voluto fare questo esercizio per capire, per provare a capire qual è la direzione. Avremo poi una presentazione su architetture nuove. Beh, indubbiamente se io vado a fare una macchina scopro che il consumo di energia si divide in parti. Una delle parti principali è quella computazionale, quella che chiamiamo CPU, che vedete questa in arancione, lì è l'agenda, come si vede aumenta, ma la parte che consuma di più è tutto il resto.
cioè in un sistema che vorrebbe fare elaborazione, la memoria per esempio consuma molto. Avere memoria a bassa tensione, a bassa frequenza, ma devi ridisegnare le architetture. Cioè da questo punto di vista più del 50% dell'energia se ne va, letteralmente se ne va, in tutto quello che c'è nell'intorno di un sistema. Bene, noi tipicamente lavoriamo in questa zona del 80%, il nostro non è intensive, cerchiamo di essere bilanciati in modo tale da avere la garanzia che in caso di fallimento di uno dei siti, perché i nostri siti falliscono, non so i vostri ma i miei falliscono, come me, come tutti noi forse, però insomma io ci metto, sono il primo che fallisce, e dobbiamo avere quel minimo di buffer per poterlo gestire in modo tale da poter accedere e gestire l'eccedenza. Ma da questo punto di vista l'incremento dell'uso della CPU è sempre maggiore. Allora uno dice facciamo efficienza, beh sì, l'efficienza effettivamente è che passiamo dall'uso delle CPU all'uso delle GPU, è vero, per alcuni problemi le GPU sono molto più efficienti delle CPU. Di nuovo torno alla domanda che però non ci eravamo posti e che stiamo cercando di rispondere, quindi stiamo usando la GPU per fare la cosa che ancora a me del tutto chiaro non è, sebbene la utilizzo, questa qui è un'immagine che non è mia, è di quello che l'ha pubblicato, non è dell'intelligenza artificiale, magari pure lui l'avrà pubblicata fatta nello stesso modo, però insomma c'è, lì sotto c'è il trademark. Ma indubbiamente la CPU probabilmente non è la cosa giusta, e perché in realtà tutto questo ci pone di fronte all'interrogativo: che sta succedendo? Noi ci stiamo trovando di fronte a un sistema a complessità crescente in cui le informazioni che ci arrivano quotidianamente davanti, i sistemi multidimensionali per il monitoraggio delle infrastrutture critiche per esempio, sono tipicamente sistemi multidimensionali che non possono essere gestiti, e questo concordo pienamente, con un approccio lineare, cioè per argomenti, adesso io, la temperatura di un sito oppure un'altra informazione, esistono attraverso l'intelligenza artificiale è possibile correlare in modo multidimensionale le informazioni e ricavare quelli che si chiamano comportamenti. I comportamente attesi, quindi stiamo parlando di tecnologie estremamente rilevanti. Ma da questo punto di vista ci troviamo anche di fronte al problema umano. Noi siamo umani, qualche volta ce lo scordiamo, ma se parliamo sempre di macchine dobbiamo ricordarci che il nostro modo di evolvere è lento, è adiabatico. In questa slide c'è un milione e mezzo di anni, la scoperta del fuoco e la capacità di produrre energia atomica. È la stessa tecnologia, la tecnologia che c'è dietro è la stessa. Il fuoco e l'atomo, nonché tutto quello che vedete qui dentro, sono parte, compreso anche la parte spirituale, è parte della stessa capacità di prendere il fuoco agli dèi e trasformarlo in qualcos'altro, va bene? Un milione e mezzo di anni in un mondo che è questo. Noi ci troviamo nel mondo dell'ICT dove le tecnologie, la conoscenza, la complessità ce la stiamo ritrovando come risultato di un percorso di digitalizzazione caotico. Nel senso che ognuno sta andando per la sua strada. Mancanza di condivisione, certamente. Ma indubbiamente ci troviamo di fronte a n vettori, a n entità che simultaneamente ci stanno ponendo questioni. Questa è un'immagine pubblica, non è che non l'ho fatta io, già una volta me l'hanno detto un po' di anni fa, sempre a Palermo l'ha presentata la prima volta. Questa è 2024. Rispetto alla 2023, c'è qualcuno che si prende la briga, poi comunque quando avrete la potrete vedere, ci sono 570 log in più. 570. Quindi, citando Troisi, Massimo Troisi, alcuni di voi non sa, lo conoscono per i film probabilmente, diceva: io leggo un libro ma loro ne hanno scritti altri 100, quindi non ce la faccio a stargli dietro. Ecco, qual è il problema della complessità? È la gestione. E in questo senso la parte open source, che è infrastrutturale, vedete, è essenziale. Mentre la parte di machine learning e AI, che sta lì sopra, lì c'è pure Tesla da qualche parte, perché è uno di quelli che la usa pesantemente quella cosa. E qui voglio lanciarvi una provocazione.
Se non ci fosse stato l'open source, forse adesso non ci sarebbe tutto questo. Perché quella condivisione ha consentito di fare i prototipi a chi li ha sviluppati in questi anni e gli ha consentito di farli beneficiando di un valore che è la conoscenza degli altri, il sapere condiviso, è un grandissimo sapere. Alcuni ci fanno business e va benissimo, nessuno è contro. Ma l'open source è solo un pezzo, è un pezzo complesso, ma non è unico. E in questo senso, e noi che ce la possiamo fare? Il nostro approccio è un po' alternativo, cioè nel senso che dal mio punto di vista, io vi dico apertamente che noi, per capire qualcosa, la prima cosa che faccio è metterci le mani dentro, quindi entro in quel contesto e comincio a esplorare. E dal 2016 ho cominciato a esplorare, questo è il nostro ecosistema, le persone che si occupano di IT, di informatica, non sono io, sono tra le 8 e le 10 persone, quando abbiamo cominciato eravamo in 2, ora siamo in 10. Questo è l'ecosistema su cui noi ci poggiamo, che come vedete è classificato, diciamo, in maniera abbastanza sintetica, ma che in qualche modo può essere utile, rappresenta la nostra toolbox. In realtà noi l'abbiamo chiamato playground, perché all'inizio serviva solo per studiare, ma in questo momento qui dentro c'è tutto, tutto quello che facciamo, anzi no, per la verità, è la cassetta degli attrezzi, quello che facciamo è quello che c'è sopra la cassetta degli attrezzi, ma noi abbiamo ragazzi di 20 anni che lavorano con noi, appena diplomati, abbiamo fatto un'academy in cui gli abbiamo per un mese spiegato e fatto esplodere su come funziona l'informatica moderna, quella che poi fa funzionare i servizi, che fa funzionare una rete come la nostra, insomma, e poi alcuni li abbiamo presi e quindi lavorano con noi. Adesso dopo 3 anni si stanno laureando, alcuni se ne andranno e vabbè, insomma, la vita, questa è, il mondo è bello, perché però ognuno di loro nel giro di una settimana, 2 settimane era in grado di mettere in piedi un servizio da zero, sviluppando in un approccio che è low code o no code, magari qualcuno di voi conosce questa terminologia, che fondamentalmente vuol dire evita di costruire qualcosa che poi faticherai a buttare. Ogni volta che tu sviluppi qualcosa e ci passi 10 anni per svilupparlo, ti piangerà il cuore di buttarlo. Se invece io lo chiamo fail fast, cioè se io ho un'idea e voglio capire se quell'idea funziona, non ci posso mettere 4 anni per vedere un prototipo. Se ci metto 2 settimane e vedo che gli mancano le cose che mi servono, vabbè, abbiamo buttato 2 settimane, ma ho imparato che una certa cosa, una certa tecnologia. Noi quotidianamente facciamo questo, ovviamente con cicli di sprint, quindi tecniche classiche, non vi sto a raccontare, ma queste slide sono fatte usando automazione. Questa adesso ve la dico. C'è l'ultima slide alla fine nei ringraziamenti, ma non uso software chiusi, neanche LibreOffice, neanche OpenOffice. È LaTeX, è un prodotto vecchissimo, è Makefile e include file, figure. Alcune immagini sono fatte con le AI, è vero, ci mancherebbe, non c'è questa mia abilità evidente. Ho detto non lo scrivo perché è talmente ovvio che non... Quella del fuoco no, quella del fuoco è di qualcuno, e in particolare di un giornale a cui ho chiesto il consenso e me lo diede. Però per imparare noi abbiamo messo su una rete di sistemi distribuita su tutto il territorio nazionale e che abbiamo chiamato CarCloud. Ovviamente è un sistema che alcuni di voi sicuramente conoscono perché ILS utilizza le risorse che abbiamo, in parte ovviamente perché il sistema correttamente è distribuito, anche loro, perché pure noi falliamo, quindi come tale, ma se andate a vedere stiamo parlando di poche risorse, 11.000 core oramai stanno in mezzo rack, considerando le alte densità, avere 90 tera di memoria vuol dire avere più o meno 70 server, che non sono tanti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, attenzione. E insomma, un po' di GPU. Questa è l'installazione di Palermo su 4 rack, mi piaceva l'idea che all'università vi raccontassi quello che noi abbiamo, ma che nella sostanza rappresentano un piccolo
una goccia nel mare dell'informatica, una goccia che però viene utilizzata e viene utilizzata con interesse. Questa è la nostra architettura, non ve la descrivo perché ci sono colleghi più preparati di me, ma noi usiamo Vestac come unico motore per fare tutta l'infrastruttura. E è stato fatto l'aggiornamento in queste ore all'ultima release di OpenStack, contenti, continua a funzionare tutto quanto. Beh, insomma, questa è già una, di solito è una buona notizia, perché comunque sono oggetti un po' ostici, cioè, mi ricorda un po' Linux dei primi anni 90, che ogni tanto davi la craniata e capivi che dovevi cambiare strada. Gli altri elementi che lo compongono sono automazione. Ecco, il modello operativo, noi non mettiamo le mani sulle macchine, noi descriviamo l'intento. Il modello è per intenti, quindi lavoriamo su un modello per intenti che descrive ad alto livello il risultato atteso. Quindi da una parte serve l'osservazione, cioè cosa osservo, e dall'altra l'esecuzione. Questi sono i nostri approcci. In questo senso poi ci eroghiamo dei servizi, compreso quelli sperimentali, che non entro a descrivere perché comunque attengono al sistema dell'università e della ricerca, però di alcuni ve ne parlo. La videoconferenza pubblica, quella basata su EduMeet, su Jitsi, e noi abbiamo messo durante la pandemia, come l'ho considerato un personale dovere, avendo preso tanto dal sistema, di fornire a titolo aperto, e ancora così peraltro, un sistema che potesse essere usato da chiunque non voleva essere dentro le briglie di un sistema privato o in cui qualcuno, vedi Microsoft, fa proctoring. Sapete cos'è il proctoring? Brutto, cioè, detto da un uomo di 60 anni può suonare strano, però è qualcosa che ha a che fare con la profilazione di coloro che sono presenti e stanno seguendo. Tipicamente è stato sviluppato sugli studenti, quindi Microsoft, ma credo anche altri, hanno utilizzato diciamo il gratis, di nuovo gratis, brutta parola, che non vuol dire libero, è una cosa diversa, gratis, free non vuol dire gratis ma vuol dire libero, che è una cosa diversa. Fanno profilazione e profilano i comportamenti dei ragazzi, l'attenzione, la capacità di seguire. Ecco, questo modello è diventato un affare. Copilot, quindi adesso ve lo dico così almeno, Copilot fa esattamente questo, a 400 euro l'anno. Un manager, diciamo pigro, che per me dovrebbe essere prima essere licenziato, ma questa è la mia personale opinione, può utilizzare Copilot. Quindi quando andrete su una riunione con Teams, ricordatevelo, se il manager ha deciso di usare Copilot, Copilot vi analizza, sa cosa pensate, dice a lui cosa pensate, poi non è detto che l'abbia capito, ma questa è altra storia. Ma è, attenzione, stiamo cominciando a lavorare con delle macchine, cioè il non capire più. La questione di Turing sta diventando uno degli elementi su cui noi ci dovremo confrontare. E al di là dei consumi energetici che ci sono, c'è un problema di, chiamiamola democrazia, chiamiamola di essere anche un po' più liberi, non lo so, riflessione, ma che credo in questo contesto dobbiamo darci, non è banale. Alla fine di tutta la nostra giostra, GAR collega circa 3 milioni di utilizzatori finali, anzi quasi 4, tra studenti, universitari e risorse varie, ma il nostro sistema consuma 41 kW. Per capirci, Leonardo, un rack di Leonardo, ne consuma 100. Ok? Quindi siete d'accordo che è un toy funzionante, completo, scalabile, se ci fosse necessità sarebbe scalabile, ma è un toy. Quando parliamo di sistemi, quindi in un certo senso mi sono sentito in difficoltà di parlarvi di fare efficienza energetica in un sistema che, se lo spengo, al mondo non cambia nulla, a noi cambia tantissimo, okay? A noi tutti, perché la libertà è di tutti, non è soltanto di chi la esercita. E beh, la libertà ha un costo, la libertà ha un costo. E in questo il mio mirror del 93 è diventato il mirror del GAR. Come vedete, da tutto il mondo accedono alle risorse tra le distribuzioni. Chiunque di voi scarica Ubuntu, qualunque cosa, sta usando i nostri server. Ok? Quindi sono sicuro che qualcuno di voi c'è cascato dentro, spero sempre di più, perché il nostro obiettivo è di promuovere la condivisione delle informazioni, e lo facciamo da sempre.
perché è nella nostra natura. Così come il sistema di videoconferenza, noi avevamo prima soluzioni proprietarie, avevamo due o tre flavor proprietari, gradualmente io posso dire grazie alla pandemia, qui lo so che alcuni di noi sicuramente è stato un momento duro, però ci ha permesso anche di guardare in faccia la realtà e decidere che era forse giunto il momento di fare qualcosa in più. E in quel momento noi abbiamo cominciato a prendere in mano il nostro destino e abbiamo messo solo soluzioni aperte, in particolare quello là è BP, quell'altro è Asterisk, questo qui è Dumit e quello è Jitsi. Okay? Il resto è il motore che ci abbiamo messo sopra per fare prenotazione e altre cose. Chiaramente noi facciamo un lavoro di integrazione terminologicamente basato su Django e del modello è disaccoppiato, front-end e back-end, con un database relazionale, multisito, basato su Kubernetes. Noi, 90% dei nostri servizi stanno su Kubernetes Distributed Cluster. Questo giusto per dare dei nomi alle cose. Senza saperlo ci siamo ritrovati su TG1 un giorno. Questo è PeerTube di Gar. Noi avevamo prima una soluzione che non riuscivamo ad avere open e quindi abbiamo detto ok, arrivederci, e abbiamo detto andiamo su PeerTube, ci siamo messi a lavorare dentro e quindi questa è il Gar TV, è il canale dove comunichiamo le nostre, e non solo le nostre ma anche quelle degli enti, per esempio c'è l'Etna, ci sono tutta una serie di osservatori, c'è Stromboli e altri osservatori che streamano su questo sistema nostro, funziona. Ed è free ed è aperto e noi ci abbiamo messo le cose sopra e ci siamo sviluppati sempre il gruppo, perché alla fine abbiamo degli informatici, degli studenti, e abbiamo sviluppato un sistema che fa security audit basato su Greenbone come backend, ma abbiamo sviluppato tutto il frontend per fare da scheduler. La rete GAR ha un po' di numeri di indirizzi di IP pubblici, giusto come informazione ne ha 3 milioni di indirizzi IPv4 pubblici, in un'epoca in cui gli IPv4 non ce ne sono, anzi sono praticamente esauriti. GAR ha un patrimonio, questo patrimonio ha sì un valore ma ha anche un'esposizione, nell'esposizione noi abbiamo sviluppato un oggetto che dà agli APM, all'APM per esempio di Palermo, di gestirsi e di vedere come la propria rete viene vista dal mondo esterno, e quindi possono fare delle analisi con una reportistica disegnata a misura per loro, e in quel modo poi agisce e opera sui singoli sistemi, ma è completamente disponibile per gli utenti, anche se poi ci sono prodotti a pagamento che costano tantissimo. Giusto come informazione, per avere 2000 IP monitorati da un sistema paragonabile ci hanno chiesto 80.000 euro, 2 milioni, 3 milioni, fatevi il conto, è lineare, perché gli asset è lineare, non è, ce lo siamo fatto da soli, ci abbiamo messo un mese, ma dopo un mese funzionava, prototipo dopo una settimana, è prototipo. E usiamo pure OnlyOffice, che free proprio completamente non è, ma c'è una parte free perché almeno fino a un certo volume. In realtà abbiamo fatto dei trucchetti, qualcosa si può anche craccare, non registrate, vi prego, perché esiste il codice sorgente, quindi la routine è facile da trovare, ma non ci interessa. E non ultimo, invece di usare Ookla abbiamo Speedtest, anche questo qui è basato su un prodotto scritto da uno studente all'epoca di Milano, che si era preso la briga, e abbiamo ritenuto, io non volevo Ookla, proprio lo dico in tutta onestà, perché non volevo che i dati della nostra comunità finissero in mano a qualcun altro, stanno in mano a me ma non li analizzo cioè ce li ho, ma a parte avere dei grafici su Grafana non c'è altro. E infine non siamo qui, ma esiste una comunità EduROM che gli studenti credo che possano accedervi, permette loro di collegarsi a livello mondiale, dovunque vi troviate, compreso anche il Polo Sud, ovviamente nei siti coperti dal sistema scientifico, comunque in tutta Europa dove si gira c'è la possibilità, e questo è un sistema che abbiamo sviluppato noi. Questo è solo per dire che non ci sono pasti gratis, è un mondo strano, ma indubbiamente per arrivare ad avere il sapere, la conoscenza, c'è bisogno di tempo,
di fatica. La questione energetica va correttamente indirizzata, ma soprattutto cercando, lato vostro, parlo in particolare ai più giovani, di avere chiaro che l'obiettivo che vi dovete porre ogni giorno è: qual è la mia necessità, cos'è che sto imparando oggi, cos'è anche dalle cose che vediamo, perché nel mercato ci sono tantissime cose buone, molto di quell'open source viene dal mercato, Kubernetes è Google, cioè non è che c'è qualcun altro, modello infrastructure as a code, quell'automazione spinta a quel livello, è Google che ha preso, ha scritto articoli. Ecco, qui parlo invece all'altro lato del tavolo, quindi degli studenti, dei discenti e dei docenti, lato docenti mi rendo anche conto che 30 anni fa, io ho potuto entrare in un contesto dove l'innovazione era abbastanza naturale. Oggi l'innovazione su certe tematiche, perché è molto remunerativa, lì c'è il problema vero del confronto tra giganti e normali. C'è un problema di gigantismo a livello mondiale, questo è sicuro. Ecco, il sistema ricerca in un certo senso deve trovare una nuova chiave per essere non più vassallo dei grandi player, perché purtroppo c'è un problema di sudditanza. Nel momento in cui le borse vengono pagate da Google per scrivere dei buoni paper che avallano un approccio, qui non sto parlando dei presenti, parlo proprio del concetto in generale, c'è un problema. Houston, abbiamo un problema. Ecco, in questo senso il mio messaggio per i giovani è: sporcatevi le mani, sbagliate, trovate percorsi, parlate con qualcuno, ma non fermatevi, neanche se ve lo dico io, attenzione, quindi, cioè, proprio, siate indipendenti da gente come me che ha più di 60 anni e il grosso del futuro è il vostro, non è il mio, ma quello di cui mi fa piacere è comunque avere avuto oggi questa opportunità. Ringrazio voi per avermi accolto in questo luogo e a tutti per aver ascoltato questa mia chiacchierata. Grazie.